partire. Vedete come voi di me. Dovremmo essere in diretta, esatto. Buonasera a tutti, benvenuti alla 119esima serata di Lodi Liberale. Già da ormai settembre abbiamo deciso di affiancare al nostro ormai appuntamento settimanale che facciamo da aprile per cercare di diffondere il pensiero liberale presentando libri in ogni ambito culturale, filosofico, economico, di costume, scientifico e quant'altro. Ma da settembre abbiamo deciso di inaugurare un nuovo ciclo, quello di presentare i classici del pensiero liberale, perché crediamo che ce ne sia un disperato bisogno per conoscere davvero cosa è il pensiero liberale, cosa è stato, la sua ricchissima tradizione. E quindi siamo partiti giustamente da Bruno Leoni, La libertà e la legge, Tocqueville, La democrazia d'America, Milton Friedman, Capitalismo e libertà, Jean-Paul Constant, Conquista e usurpazione, Ludwig von Mises, Socialismo, Marco Minghetti, Partiti politici, Raymond Aron, L'oppio degli intellettuali, James Buchanan, I limiti della libertà, e questa sera veniamo al secondo classico italiano, una persona cara ai nostri tre prestigiosissimi ospiti, che ringrazio già per aver accettato il nostro invito, che è appunto Sergio Ricossa. Sergio Ricossa è stato un economista, un polemista, un accademico dei Lincei, un intellettuale, una brillante mente, un divulgatore di buonsenso e di idee liberali. Io personalmente lo ricordo sempre, sono diventato liberale leggendo i suoi editoriali sul giornale insieme a quelli di Antonio Martino, ed è stato un pensatore probabilmente non sufficientemente valorizzato e sicuramente oggi non adeguatamente ricordato. Ieri ricorrevano 5 anni della scomparsa di Sergio Ricossa e io purtroppo ho visto pochi articoli che l'hanno ricordato, forse nessuno, potrei sbagliarmi, ma insomma pochi articoli che l'hanno ricordato sui quotidiani nazionali. È un uomo che ci ha lasciato a 89 anni, che ha avuto una personale produzione di, oltre che di saggistica, anche di volumi, che è veramente incredibile. Riusciva esprimere con parole chiare, parole semplici, che cosa volesse dire essere liberale, con il gusto spesso della polemica, dell'inventiva, dell'essere il bastian contrario. Il primo libro credo che si possa definire liberale doc, poi Alberto e gli altri relatori potranno ricordare anche il suo percorso anche intellettuale, credo che sia Storia della fatica che venne prodotto da Armando, che è uno straordinario spaccato sul punto sulla rivoluzione industriale, a cui lui ha dedicato anche altri volumi nel corso del tempo. Quello che presentiamo questa sera si chiama Straborghese ed è in questa edizione dell'Istituto Bruno Leoni, pubblicato ormai 11 anni fa, di cui io conservo gelosamente l'edizione originale di Editoriale Nuova, che era la casa editrice del giornale, una casa editrice straordinaria che aveva pubblicato delle chicche incredibili come Vittorio Mattia piuttosto che altri, e che purtroppo è durata solo pochi anni. Sergio Ricossa ha avuto appunto una parabola, una produzione incredibile, e ripeto, potremmo definirne tanti. Allora, DDL ha pubblicato, oltre a questo libro straborghese, I fuochisti della vaporiera, anche questo qualche anno fa ormai, oltre che La fine dell'economia, che credo che sia, ne parlavamo con Alberto quando abbiamo deciso di scegliere il testo da presentare questa sera, probabilmente il vero capolavoro dal punto di vista teorico di Sergio Ricossa. Ma Straborghese è di una, secondo me, attualità straordinaria, nonostante sia un testo che ormai abbia qualche anno, perché l'originale è del 1980, quindi di 41 anni fa, perché descrive molto efficacemente, in maniera molto chiara e molto condivisibile, che cosa è il borghese, questo termine che oggi probabilmente è quasi desueto, no? Viene identificato con altri termini, viene spesso considerato nella maniera deleteria piccolo borghese, oppure da condannare se si è tendenzialmente come dire, statalisti, socialisti, in generale di sinistra. Ma insomma, diciamo che come al solito, prima di lasciare la parola ai relatori, è utile riportare la prosa di Ricossa, che è veramente straordinaria. Il borghese, come riconoscere un borghese a prima vista o quasi, che è il primo capitolo del volume e credo che sia personalmente credo il migliore perché sia quello che racchiude tutto il volume stesso. Il borghese è essenzialmente chi vuol farsi da sé. I tratti principali per riconoscerlo sono l'individualismo, lo spirito di indipendenza, l'anticonformismo,
l'orgoglio, l'ambizione, la volontà di emergere, la tenacia, la voglia di competere, il senso critico e il gusto della vita. Sconfina nell'eccentrico, nell'avventuriero o ugualmente bene nel martire, eccezionalmente. Ma il borghese normale è un moderato che diffida sia dell'eroismo sia della mancanza di scrupoli. Sa che sovente l'eccesso è segno del contrario di ciò in cui si eccede. Il borghese non accetta le caste, ma neanche l'egualitarismo. Non conta nascere nobili o plebei, conta quello che si fa nella propria vita. Il borghese crede nella gerarchia e non nelle classi sociali. La sua gerarchia è individuale. Non sente la solidarietà di classe, perché anzi è abituato alla concorrenza con i suoi pari. Sente poco la solidarietà in generale, perché pensa che egli si fa da sé, che se egli si fa da sé senza aiuti, tutti debbano farsi da sé. Lottatore nega tuttavia la lotta di classe, non si truppa volentieri nemmeno per ricambiare vantaggi. Non si riesce a dargli un partito. Ciò risulta incomprensibile alla gente che non può vivere senza un partito. Già qui credo che ci sia buona parte di quello di cui discuteremo stasera. Credo che altri così, consigli per le letture, prima di cedere la parola e fare una presentazione degli ospiti, un altro testo che secondo me è straordinario è I pericoli della solidarietà, che dire, qui è un altro piccolo testo della Rizzoli di qualche anno fa, che insomma affronta anche il tema della solidarietà come solo Ricossa sapeva fare. E poi esiste anche un fascicoletto che è stato, credo, ripubblicato anche dal giornale qualche anno fa, l'ho trovato, che è pubblicato dal CIDAS, una conferenza che si chiama Elogio della cattiveria. Credo che solo Ricossa potesse pubblicare e pensare un testo di questo tipo. Allora, questa sera abbiamo con noi tre ospiti importanti, li presento nell'ordine in cui poi interverranno. Alberto Mingardi, che come ricordavo prima che cominciasse la diretta, ci ha tenuto a battesimo ormai nel lontano 12 novembre 2013, insieme a Piero Stellino, e poi è venuto al nostro 100° evento insieme a Briatore. Quindi Alberto è una persona che ha conosciuto molto bene Sergio Ricossa negli ultimi anni della sua vita, credo che abbia mantenuto creato e mantenuto un rapporto proprio di amicizia stretta, e credo che ci sia stata una, mi spingo a dire, influenza reciproca. Un altro dei testi bellissimi di Sergio Ricossa è stato pubblicato da Leonardo Facco Editore, sempre con la prefazione, con la cura di Alberto Mingardi, che è da liberale a libertario, perché anche qui la parabola di Ricossa è piuttosto anche più interessante, no? Preso un elogio con un esperto di programmazione lineare, econometria e quant'altro, chiaramente diventare liberale classico e einaudiano, e per poi avvicinarsi nel corso degli anni, negli ultimi anni della propria vita, alla scuola austriaca di economia e a definirsi, appunto, credo, senza alcun problema libertario. Alberto ha curato poi fatto il volume, quindi la sua preparazione molto densa e molto chiara, e ci invita alla lettura di moltissimi altri testi di Sergio Ricossa, quindi lo ringrazio per essere tornato da noi. Nicola Porro è un altro amico di Lodi Liberale, è già venuto più volte, ci fa il piacere spesso di citarci nella sua zuppa, cosa di cui siamo sempre particolarmente felici. Abbiamo presentato i suoi due libri, aspettiamo il terzo perché avevi promesso una trilogia, non mi ricordo l'argomento, ma doveva esserci un terzo che era in cantiere, quindi spero che esca a breve. Nicola Porro non credo che abbia bisogno di spiegazioni, vice direttore di presentazioni, vice direttore del giornale. Conduttore televisivo di Quarta Repubblica, autore della Zuppa di Porro, seguitissima rubrica quotidiana in cui commenta l'attualità senza peli sulla lingua e facendosi spesso tanti nemici perché non le manda a dire né a destra né a sinistra, basta guardare la Zuppa di oggi per capire che ce ne ha anche nel centrodestra, di cui credo che faccia, non credo, fa parte orgogliosamente, ma insomma probabilmente come molti di noi vorrebbero un centrodestra probabilmente più liberale, più occidentale nel senso buono del termine e più discontinuista, mettiamola così, nell'opera di governo. Quindi grazie Nicola per la promozione che hai fatto e grazie per essere qui anche questa sera. E per la prima volta Mario Giordano, anche lui giornalista, direttore e conduttore televisivo di Fuori dal Coro, con una conoscenza, credo, anche lui remota di Sergio Ricossa per un motivo molto semplice. Sergio Ricossa, tra le varie cose, è stato uno dei conferenzieri privilegiati del CIDAS, questo benemerito centro guidato da Natale Molari, che ormai è scomparso da qualche anno e che dalla metà degli anni 70 ha organizzato tutta una serie di conferenze a Torino, insieme all'Unione, sostenuta all'Unione degli Industriali, e di ogni conferenza faceva un fascicoletto
Cipolletto Bianco, è arrivato, credo, a decine e decine di conferenze. Siccome siamo particolarmente legati a quelle pubblicazioni, abbiamo in animo di pubblicare quest'anno, ripubblicare le lezioni, le conferenze che ha tenuto Sergio Ricossa e ripubblicarle in un volume con Amazon. Per poterlo fare siamo andati a Baglio Serra, vicino a Nizza Monferrato, dalla figlia di Natale Molari, dove viene conservato gelosamente l'archivio del CIDAS, e abbiamo scartabellato un po' cercando tutti la segna, dire, giornalistica, i vari fascicoli, le segne fotografiche, gli atti per la libertà di cultura del 73-74, se non sbaglio, che sono stati i primi due volumi pubblicati quando hanno peraltro portato a Ricossa a dimettersi dalla stampa e tanti altri a essere accusati addirittura di essere fascisti quando semplicemente volevano dimostrare l'esistenza di una cultura di destra prevalentemente liberale. E scartabellando nella rassegna fotografica abbiamo trovato un giovanissimo Mario Giordano alle conferenze del CIDAS, e quindi la cosa non ci ha stupito perché, insomma, seguendo e leggendo Mario Giordano da un po' di anni, sappiamo che l'ascendenza è quella. Quello che ha stupito me, ma probabilmente non voi che lo sapevate, è trovare alle conferenze del CIDAS Marco Travaglio. Ecco, questo mi ha un po' inquietato, però Marco Travaglio scriveva sul giornale e quindi in qualche modo era di quel giro. Poi non lo so, Mario Giordano poi ci ricorderà se l'evoluzione o involuzione che ha avuto nel corso degli anni, perché insomma, credo che tutto si possa dire, soprattutto oggi, tranne che sia un liberale. Quindi credo che Sergio Ricossa abbia accompagnato l'Italia nella sua evoluzione di, credo, 40 anni tranquillamente di vita pubblica, in cui ci sono stati periodi in cui era totalmente, quasi totalmente isolato, lo ricordava in un volume che ha curato anche qui Alberto Mingardi con Enrico Colombatto, per la Rubettino, di cui adesso mi sfugge il nome, dedicato a Sergio Ricossa, che Coraggio praticamente. della libertà. Scusa, non. Il coraggio della libertà. Esatto, in cui praticamente, non so se era il capitolo di Martino o di Ricossa, ricordavano che c'è stato un periodo in cui ogni volta che salivano sull'aereo e si trovavano insieme Martino e Ricossa, insomma, si dicevano che probabilmente se fosse caduta l'aereo finivano i liberali in Italia. Questo per dire che ha svolto un ruolo in perfetta solitudine, ma in costante coerenza e profondità, una diffusione del pensiero liberale di cui c'era e ce n'è disperatamente bisogno anche oggi. L'ho fatta lunga e cedo volentieri la parola ad Alberto Mingardi, che ringrazio. Grazie a te Lorenzo per questa serata, per questa occasione. Io cercherò di dire alcune cose su Ricossa, sul suo percorso, sulla sua storia, ma siccome tu prima mostravi i pericoli della solidarietà, segnalo semplicemente a chi ci ascolta che sul sito di Radio Radicale si trova l'audio della presentazione di quel libro. È una cosa molto piacevole da ascoltare. È anche una cosa un po' strana per me, perché il libro, se non sbaglio, è del 92 e la voce di Ricossa era molto diversa da quella che sarebbe diventata poi con l'invecchiare, il dolore, la malattia, eccetera. Il suo percorso è stato il percorso, è stata la vita di un eccentrico in questo paese. Un eccentrico sin da principio, perché per storia familiare, per percorso scolastico, Ricossa era tutto fuorché un candidato a rappresentare una voce dell'opinione pubblica di questo paese. L'autore di Straborghese era un borghese d'arrivo, per così dire, non un borghese di partenza. Il papà, che muore molto presto, era operaio della Fiat, la mamma faceva la portinaia, i Ricossa se la passavano veramente male, insomma, anche per gli standard dell'epoca, e i suoi amici, i suoi compagni di classe, tra cui c'era mio nonno, quindi avevo una testimonianza diretta della cosa, ricordavano il giovane Sergio per due cose. La prima è che mentre loro andavano a pescare sulle rive del Po, attività che oggi ci sembra difficilmente immaginabile, ma evidentemente il mondo era diverso, loro lo facevano tutti per sfizio, per diporto. Al contrario, Sergio portava i pesci a casa. E l'altra cosa che da ragazzo, alle scuole medie, poi
al liceo, in realtà, a ragioneria, Ricorso era sempre freneticamente impegnato a prendere appunti, ma non come facciamo spesso noi, che prendiamo appunti per ammazzare il tempo, bensì appunti per avere qualcosa su cui studiare, perché non aveva di che comprarsi i libri. Era però brillantissimo, tant'è che non solo si laurea in economia, aveva solo due possibilità all'epoca, come tutti quelli che facevano ragioneria, cioè o diventare un agronomo o diventare un economista, ma oltre a laurearsi brillantemente, a suo dire, senza aver mai frequentato un corso, di persona, diventa immediatamente assistente, di un professore, un economista importante, per l'epoca, Rigo Bordin, che era un pioniere, della statistica economica e che lo spinse, molto in quella che fu la sua prima, direzione dal punto di vista degli studi, cioè l'economia matematica, perché Ricorso era molto bravo, aveva un talento per questo genere, di cose. La cosa è paradossale pensando a quello che succede, poi, alle posizioni alle quali arriva, ma come tu hai ricordato, prima, lui è uno dei pionieri in Italia della programmazione, lineare, questo anche, per la professione cadetta che svolge assieme a quella di economista accademico, cioè lavora al centro studi, dell'Unione Industriale assieme ad Augusto Bardoni, che era, una figura importantissima nella sua vita, forse per alcuni aspetti una specie di padre, vicario. E nel 1963, alla fine, entra, a pieno titolo, in università. All'epoca c'era un sistema per cui venivano ternati i professori, venivano scelti, attraverso una terna. Gli altri due economisti ternati assieme a Ricorso erano Luigi Spaventa e Veniero Del Putta, entrambi, insomma, personaggi non secondari nella storia dell'economia nell'Italia di quegli anni. I suoi primi contributi sono quindi tutti di economia quantitativa. Ma sin da principio si vede in Ricorso un interesse particolare per alcune cose. La prima cosa, forse una delle più curiose, ma perfettamente in linea col personaggio e con le sue virtù, è l'interesse per gli economisti che scrivono bene. Gli economisti tendono sempre a lamentarsi del fatto che c'è bisogno di più cultura economica in un paese, no? L'assenza di una cultura economico-finanziaria anche oggi è riconosciuta come uno dei problemi dell'Italia sotto una pluralità di punti di vista. Ricorso lo affronta in un libro della metà degli anni 60, mettendo assieme una selezione di economisti che scrivono bene, tra i quali c'è, credo sia l'autore più presente, Luigi Einaudi, ma c'è anche John Maynard Keynes, del quale tutto si può dire, fuorché, che non fosse un economista che scriveva bene. Negli stessi anni, Ricorso è anche, direttore, forse l'unica volta che ha fatto una cosa del genere, di una rivista pubblicata, dal San Paolo di Torino, che si chiamava Le Stagioni, bellissima rivista molto elegante, nella quale però, se uno la prende in mano, si vede che l'interesse predominante è quello per l'arte, non quello invece per questioni economiche. Ricorso era anche un discreto acquarellista, proprio al CIDES a Torino è stato fatto a un certo punto una mostra di suoi acquerelli. È proprio in quel momento, cioè sul finire degli anni 60, che Ricorso comincia a scrivere per un pubblico più vasto. La sua esperienza, in realtà ha scritto, penso che i suoi primi articoli, anche con ambizione divulgativa, risalgono alla fine degli anni 40, ma sostanzialmente alla fine degli anni 60 è una firma della stampa per la quale scrive, dire il vero, soprattutto elzeviri, ritratti di importanti economisti, recensioni, questo genere di cose. Negli anni 70 si sposta
con grandissima gratitudine personale per Montanelli, al quale lo univano molte cose, anche con grande entusiasmo per l'avventura che il giornale rappresentava, si sposta al giornale. Dal punto di vista dei suoi interessi, però, forse il cambiamento più rilevante è quello che si avverte, che si vede più o meno nello stesso periodo. Cioè, come tu hai ricordato, Ricossa pubblica questo libretto, un libro veloce, molto elegante, ben scritto, per Armando nel 1974, che si chiama Storia della fatica. Il messaggio di Storia della fatica è in linea con quello che sta avvenendo da più parti proprio in quegli anni nel mondo. Cioè, è una ricostruzione di storia economica fatta con i numeri, del cambiamento delle condizioni di vita seguito alla rivoluzione industriale. E il punto centrale del libro è che si viveva molto peggio nelle società pre-industriali. La rivoluzione industriale porta con sé un grande incremento demografico e anche in generale un miglioramento degli standard di vita delle persone. Questo è un interesse che Ricossa da allora porta sempre con sé. Non è che si mette a fare lo storico economico, questo è un libro pensato per un pubblico più vasto, per quanto col suo bel apparato di tabelle e quant'altro, ma è un interesse che lui si porta appresso e che spiega un po' anche questo straborghese. La parola borghese è sempre in realtà usata in senso spregiativo, da che si è cominciato a usarla in buona sostanza. Ma rispetto a quanto dicevi tu oggi, immaginati che cosa fosse l'uso della parola borghese nel 1979 in Italia, nel momento forse più come dire, evidente di quella straordinaria obbligatura marxista che abbiamo vissuto in questo paese, in un momento nel quale c'era anche una paura fisica non banale per chi sostenesse alcune tesi. Montanelli si becca quattro pallottole in una gamba, a Ricossa scrivono delle cose poco piacevoli sui muri dell'università, ma comunque sia c'era un clima che per alcune persone che erano in qualche maniera esposte era tutto fuorché piacevole, oltre ovviamente al senso di essere considerato dagli altri, insomma, nella migliore delle ipotesi, un simpatico dinosauro, un bel reperto che si mette sulle mensole per dimostrare, insomma, un po' di simpatia con un'epoca storica precedente. L'operazione di Straborghese quindi è in qualche maniera anche scrivere un libro liberatorio, no? Fare una provocazione, difendere la borghesia, addirittura difenderla come straborghese. Tant'è che il volume comincia con una frase di Luigi Einaudi, che invece proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui si cerca, insomma, di fare un po' d'ordine rispetto al dibattito politico, anche di ricostruire un po' una posizione liberale in Italia, scrive in più di un'occasione: cerchiamo di non farci identificare con la borghesia, per carità, l'economia liberale va a vantaggio di tutti, non si identifica col privilegio, con l'interesse specifico di una classe, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa fa Ricossa? Ricossa non difende una borghesia che è fatta da coloro che sono i borghesi in Italia in quel momento lì, men che meno da coloro che in Italia si definiscono, chissà perché, è il modo in cui si nobilita la parola borghese, come i gran borghesi, no? In Italia c'è qualche gran borghese di cui si può parlare bene a fronte di tanti piccoli borghesi che invece si guardano dall'alto in basso. Ma quello che fa Ricossa è immaginare sostanzialmente una serie di virtù, una serie di caratteristiche umane, personali, caratteriali, che vengono ricondotte al borghese. Da quel punto di vista, quello che fa Ricossa è, sotto alcuni aspetti, molto simile a ciò che ha fatto in un libro, in una serie di libri estesa, più complessa, con diverse ambizioni dal punto di vista accademico e degli studi, Dieter McCloskey nella sua trilogia borghese tra il 2006 e il 2016. Il punto fondamentale del borghese di Ricossa è che il borghese di Ricossa è un individualista.
Quello è il centro della questione, tant'è che il borghese di ricorso è colui che vuole farsi da sé, in buona sostanza. È quello il suo metro, sta lì il senso delle gerarchie, anche a cui facevi riferimento prima, che sono gerarchie sue e non sono gerarchie che vengono da altri. Ovviamente in questa difesa della borghesia Ricorso un po' giocava, ma un po' faceva anche perno su un fatto acclarato e molto chiaro ai liberali e agli economisti del XIX secolo, cioè che in qualche maniera quando si sgretolano le barriere agli scambi e ai commerci, una delle cose che si vengono a formare più chiaramente è in buona sostanza una classe media. Una classe media che ha come segno distintivo il fatto di dipendere dal mercato, dalla soddisfazione di altri per il proprio reddito, anziché di dipendere invece, in buona sostanza, dalla simpatia, mettiamolo in questi termini, del principe. Il libro è un libro brillantissimo. Non c'è una cosa che assomiglia a quello che Dieter McCloskey chiama il bourgeois deal, il patto borghese, cioè un patto tra il borghese e la società nel quale il borghese imprenditore dice riconoscetemi dignità per quello che io faccio e ciò che io realizzo attraverso lo scambio volontario, lasciatemi tenere per me i miei profitti e io in cambio renderò tutti ricchi perché è grazie all'iniziativa privata e allo svilupparsi del commercio che si arricchiscono anche le società, ma c'è proprio questa identificazione, questo disegno di una figura la quale ha come, diciamo così, vero antagonista sotto tanti aspetti, quello che invece è il protagonista di tanti altri lavori più o meno ambiziosi. La fine dell'economia è il più ambizioso, ma era anche un tema ricorrente nella sua produzione giornalistica di Ricorso, cioè l'esperto, l'intellettuale, colui che pensa, che immagina, che desidera ridisegnare la società dall'alto, sostituendo in qualche modo ai valori borghesi, all'individualismo borghese, al dinamismo borghese, il sogno rassicurante di una società statica, pianificata, progettata, nella quale ognuno sta al suo posto. Ricorso è stato ripubblicato in anni recenti anche da Rubettino in una serie di volumi, tra cui uno bellissimo è la parte pubblicata del suo diario che si intitola Come si manda in rovina un paese, un libro del 1995 riguardo alle simpatie di Ricorso per i partiti, sostanzialmente leggendo come si manda in rovina un paese, si vede in realtà un grande entusiasmo per alcune figure politiche nella storia d'Italia, figure politiche molto importanti, ma come dire, il cui magistero si esaurisce molto presto. Luigi Einaudi, evidentemente, e anche Giuseppe Pella. Da Pella in poi, diciamo così, il giudizio di Ricorso sulla classe politica italiana non era particolarmente positivo. È vero che sotto tanti aspetti la sua è stata una vita di solitudine, di predicazione solitaria, forse anche per una questione caratteriale, personale, non solo per le circostanze, comunque aiutavano sicuramente un liberista a rimanere da solo. Quello che resta più di tutto, secondo me, sono due cose, ancora di più del valore di aver preso posizione di quel genere lì quando nessun altro lo faceva. Il primo, secondo me, è proprio la prosa in sé. La qualità della prosa di Ricorso è stato riconosciuto da più parti, è straordinaria. Era indubbiamente un economista che scriveva bene, in questo veramente l'erede di Luigi Einaudi, che è stato un importante economista, una grandissima figura pubblica, ma anche uno straordinario comunicatore e uno scrittore. Ricorso è uno scrittore e un economista, questo non c'è dubbio.
E dall'altra, secondo me, il fatto che egli riusciva a vedere in controluce i temi politici e culturali degli economisti suoi contemporanei e a un certo punto, dopo essersi scelto un nemico, come capita sovente agli studiosi, e avere cercato di demolirlo, probabilmente con successo, ma in un momento in cui al mondo di quel nemico lì non interessava più granché, cioè lui scrive questo libro in buona sostanza contro Piero Sraffa, esattamente nel momento in cui il mondo smette di interessarsi di Sraffa, un lavoro al quale riconosceva molta importanza, pubblicato in italiano, quindi con limiti di circolazione, ma soprattutto uscito nel momento sbagliato. Ma secondo me la sua grandezza sta in libri come La fine dell'economia e anche in Strabordese, nell'avere identificato questi temi politico-culturali dietro e in filigrana rispetto alle teorie economiche, con strepitosa lucidità e ponendo su di essi i suoi accenni critici. Soprattutto La fine dell'economia, io credo, di cui sono contento che esca adesso un'edizione spagnola, mentre Straborghese ha avuto il bizzarro fatto di essere tradotto in giapponese, paese nel quale pare abbia venduto circa 10.000 copie, per cui un multiplo di ciò che ha venduto in Italia. Però penso davvero che se La fine dell'economia fosse stato scritto in lingua inglese, sarebbe un libro del quale ci ricordiamo oggi come forse come L'abuso della ragione di Hayek, che è un testo che ha diverse assonanze e dal quale esce un po' la stessa sensibilità. Una nota finale: ha scritto L'elogio della cattiveria e ha coltivato questo straordinario senso dell'umorismo. In un libro pubblicato da Fogola ci sono anche dei suoi aforismi, alcuni molto, molto belli. In uno dice che pensare che in regime di suffragio universale gli elettori scelgano il liberismo è un po' come pensare che all'asilo i bambini votino per l'abolizione delle vacanze o della merenda, insomma, ha coltivato questa straordinaria brillantezza, essendo un uomo sotto alcuni aspetti timidissimo, e ha fatto l'elogio della cattiveria anche perché era un uomo di una bontà, di una gentilezza, di un candore personale veramente senza pari. Grazie Alberto, infatti bisognerebbe anche ricordare che la facoltà di economia oggi è in corso Unione Sovietica, credo che questo dica molto anche dell'ambiente culturale in cui, dire, ha vissuto Sergio Ricossa. Leggo un altro pezzo e poi passiamo al secondo relatore. Nella cattiva fortuna il borghese morirebbe di fame pur di non chiedere l'elemosina, perciò il mendicante non lo impietosisce oltre misura. È disposto a imputare a se stesso il proprio eventuale fallimento, senza cercare scuse. Perciò il fallimento altrui non lo disturba più di tanto. La morale borghese si fonda sulla responsabilità individuale, sulla colpa individuale, sulla punizione individuale. Egli passa talvolta per uomo senza cuore, egoista, spietato, ma non chiede agli altri più di quanto chieda a se stesso. Ama competere lealmente e che vinca il migliore. Ma se vi sono vincitori, è fatale che vi siano perdenti. Ama il rischio calcolato e più raramente quello spericolato. Sente poco l'invidia perché riconosce a tutti il suo stesso obiettivo di eccellere, ma disprezza chi è avanti senza merito, per privilegio, o chi dà via l'indipendenza per avere protezione. Volendo essere rispettato, rispetta gli altri. Non vuole ricevere senza dare, non vuole dare senza ricevere. Egli scambia. Il suo diritto è il contratto privato, la sua economia è il mercato. Dice: lasciatemi fare. Preferisce di gran lunga il lavoro indipendente al lavoro subordinato. Le professioni o arti liberali lo attirano. Il commercio non lo disgusta pur quando è disprezzato dai benpensanti. Se il ben pensare è quello del gregge, meglio il mal pensare. Tra gli autori, le persone collegate, l'ho già ricordato prima quando non eravamo ancora in diretta, c'è Enrico Morbelli, che è una conoscenza comune e che mi ha ricordato, l'ho sentito settimana scorsa, che alla prima scuola di liberalismo del 1988 uno dei vincitori delle borse di studio era Nicola Porro, il giovane Nicola Porro allora, e quindi sono contento che, come dire, ci stia ascoltando il tuo maestro di allora, quindi credo di poterlo definire tale, e ti passo volentieri la parola. A te, Nicola.
Enrico Morbelli per me è un mito, perché Enrico fece una cosa incredibile. Permettimi 5 minuti di raccontarlo ai nostri ascoltatori, perché eravamo tutti iscritti alla Gioventù Liberale, qualcuno iscritto, altri non iscritti, insomma, eravamo tutti molto giovani. E Enrico fece una cosa molto ricossiana, pur essendo uno di sinistra, Enrico, sto scherzando, e spero che mi senta così, almeno bisticcio con la voce più bella della radio, che non ebbe mai successo quanto avrebbe dovuto in radio solo perché era un liberale, quindi altro che di sinistra, perché Enrico era un grandioso radiofonico. Però Enrico fece una cosa molto ricossiana, cioè lui pensò prima di tutti gli altri, io gliene sono veramente grato e sono contento che sia qua questa sera, pensò che in realtà in quegli anni dell'orribile pentapartito bisognava era necessario formare una classe dirigente anche culturale liberale, e quindi lui, con un grande ventaglio di liberali che andavano dal sinistro Zanone al destro Martino, aveva messo una ventina prima in un sottoscala, in un posto allucinante, molto poco borghese di Roma, aveva messo un po' di ragazzini, gli dava, mi sembra, una borsa di studio di 500.000 lire, 100.000 lire nel secondo premio, cioè soldi veri all'epoca per noi, e aveva puntato su una cosa assurda, cioè la formazione di giovani liberali. Adesso questa cosa qui, voglio dire, manca del tutto, perché se non fosse l'Odi liberale, io non so, oggi ne ho parlato con Don Beniamino, che è stato ospite spesso tuo, cioè tu hai questo ruolo, purtroppo digitale. Io odio queste robe digitali perché mi permettono di bere un bicchiere di vino, ma per il resto sono tremende perché non c'è il calore del pubblico. Però insomma, mi sono in pochi ad avere questo tipo di formazione liberale che è fondamentale. Io non è che posso dire molto più di quello che ha detto Alberto Mincardi, quindi un grande saluto a Enrico, a cui devo grande parte della mia formazione liberale. Con lui conobbi Martino di fatto, e con Martino ho lavorato poi al Ministero degli Esteri nel 94, quindi sono veramente grato per la mia formazione. Ma adesso che mi trovo nell'imbarazzante situazione di essere dall'altra parte, cioè che qualcuno mi chiede a me che cosa fare, io il primo libro che dico ai tanti che mi scrivono email o su Facebook o sui social, mi chiedono: ma che cosa devo leggere per capire i liberali? Ci sono un po' di libri, ovviamente, che uno potrebbe fare loro leggere, però il libro fondamentale per capire che cos'è un liberale per me è lo Straborghese, e non solo e non già per le teorie economiche di Ricossa, e di una di queste ne parlerò tra pochissimo, ma per il suo approccio nei confronti della vita, che è un approccio che purtroppo a noi liberali poi non riusciamo difficilmente a toglierci, cioè quelli di voler essere a tutti i costi un po' minoranza, cioè ci sentiamo male nelle maggioranze perché abbiamo come pensiero che le maggioranze siano uniformismo, pensiero unico, massa. Questo è un po' un nostro limite, perché possiamo dire che i liberali si sentono molto male ammassati, però questo non toglie che Ricossa, e con il suo Straborghese, dà il senso di che cosa voglia veramente essere un liberale. Lui cito soltanto due cose di Straborghese, che è il primo libro che io consiglierei a chiunque voglia pensare che cos'è l'approccio liberale. Ogni altro intellettuale, scrive Borghese, scrive Ricossa, è per l'intellettuale di sinistra un essere inferiore, anzi non è un intellettuale affatto, è un servo dei padroni. È vero che sono passati molti anni, ma il principio per cui se tu non sei di sinistra, sei un servo dei padroni e non sei un intellettuale, è una cosa che tutto sommato è rimasta molto radicata nella cultura oggi italiana. E l'altra cosa che mi ha molto colpito, e che è una di quelle frasi che ci ho scolpite nella mia testa, è che vale per la politica non liberale: gli intellettuali di sinistra amano il popolo come astrazione. State attenti, perché poi la Thatcher questa cosa la disse in maniera diversa, cioè dicendo che il popolo non esiste, i sindacati non esistono, i partiti non esistono, ma i singoli individui. Però Ricossa va oltre, cioè dice: gli intellettuali di sinistra amano il popolo come astrazione, lo detestano probabilmente come insieme di persone vive, e cioè rumorose, volgari, sudate, invadenti, volgari. Quindi ha ragione Alberto Mingardi, è il più grande scrittore liberale che si possa immaginare, ed è un fine polemista, ma dietro tutte le parole, le pagine dello Straborghese, c'è il senso veramente di appartenenza al pensiero liberale, che è un senso che è pieno di dubbi, non è non è dogmatico, non è ideologico. Il liberale pensa soltanto alla teoria monetaria e pensa ai suoi contrasti con gli austriaci che erano stati prima citati. Cioè è un mondo molto variegato, ma che nella cultura del dubbio e nella cultura della non massificazione, secondo me, proprio nello Straborghese, del rischio, ha il suo DNA più forte. Io ho adorato e continuo ad adorare Ricossa,
Ricossa come forse il più grande dei maestri, dopo Morbelli, ma è il e insieme ad Antonio Martino, che ha un approccio ovviamente molto più economico rispetto a quello di Ricossa. La seconda e ultima cosa che vorrei ricordare è una cosa straordinaria, perché nella sua capacità incredibile di raccontare l'economia, lui fa un esempio che è un esempio che dovrebbe riguardare tutti noi in queste ore, non soltanto nelle limitazioni delle libertà che subiamo e che sembrano essere scontate, e su questo anche i liberali un po' si scontrano. Io non penso che un liberale doc debba essere per forza contro i DPCM e le violazioni delle libertà. Io ho quell'approccio, ma non penso che sia escludente nei confronti di altri. Però la cosa sostanziale che lui raccontava, e che secondo me è l'apoteosi del ragionamento ricossiano, lui dice: c'è una grande bufera, adesso non mi ricordo, ma penso che sia proprio nello Straborghese, Mingardi, che sa a memoria dalla prima all'ultima pagina di tutti i testi liberali mondiali, forse mi può correggere, e dice: c'è una grande bufera e c'è un solo emporio in quella stazione, in quella collina, in quella montagna. In quell'emporio si vendono delle pale per poter spalare la neve dalle case, e sono essenziali in quel momento le pale. E come facciamo? Il bottegaio può adottare diverse procedure, può adottare la procedura che tutti, il 99%, caro Lorenzo, anche quelli che ascoltano l'Odi Liberale, pensano sia quella più giusta: tu vai là e la compri. Oppure ci può essere un bottegaio che faccia un'asta e che quindi sostanzialmente attribuisca a quelle pale un prezzo, e il prezzo ovviamente sarebbe inevitabilmente molto alto, perché c'è una scarsità di pale e chi prima le vuole è disposto a pagarle di più, ma è anche meno reddito per poterle comprare, evidentemente. Ecco, l'approccio giusto, secondo Ricossa, è il secondo, non il primo. E dice: perché il primo come il secondo sono altrettanto arbitrari. Il primo, se tu sei un paralitico che vive in quella montagna, probabilmente hai meno facilità a comprarla, e quindi è per te più difficile arrivare per primo. O se tu sei un disagiato, perché devi avere più possibilità rispetto a un agiato? Insomma, il capovolgere sempre il punto di vista ordinario è il motivo per il quale Ricossa è sempre stato controcorrente. Vedi, io e un altro signore non liberale, un apota, come si definisce, che si chiama Riccardo Ruggeri, che è figlio di una portinaia e di un operaio della Fiat, esattamente la stessa cosa che rappresenta la vita di Ricossa, anche lui torinese, oggi un grande combattente contro quello che lui ha definito il seocapitalismo, mi raccontano una cosa straordinaria: che il movimento liberale, il pensiero liberale, purtroppo, per chi è nato borghese, io sono nato borghese, mettiamola così, comunque è nato fortunato, è molto più difficile da difendere rispetto a chi invece ha un approccio come quello di Ricossa, un approccio cattivo nei confronti della società, cattivo nel senso che è un approccio sincero, originale, senza aria pensée, senza retropensieri, senza l'idea di dover compiacere qualcuno. E la cosa straordinaria è che Ricossa se ne fotteva alla grande. Io sono un pessimo liberale, perché alla fine sono stato pagato dalla RAI, vivo di continui compromessi, e quando tu leggi Ricossa alla fine riesci a capire come cavolo ha fatto, in un periodo peraltro in cui essere liberali, come lo era lui, era molto più complicato di quanto lo sia oggi. Cioè oggi lui direbbe che i vaccini debbono essere venduti, oggi lui direbbe che dovremmo fare le sfilate contro le chiusure in casa, oggi lui direbbe che la paura della morte è una paura totalmente illogica, perché è una paura che esiste nella vita normalmente, e che il rischio della morte può essere prezzato, la dico male, ma è il principio che i prezzi sono informazioni e non il valore di un bene per il prodotto che vi è immesso. Quindi Ricossa è un balsamo per l'intelligenza, e che non ha un periodo, non ha una data, non è gli anni 70. Straborghese è un pessimo titolo, ottimo per l'epoca, pessimo oggi, perché siccome la borghesia è morta, e la borghesia è un concetto marxiano, ottocentesco, totalmente finito, oggi sembra vecchio, ma in realtà è la cosa più nuova che tu possa leggere, è molto innovativo nel suo essere controcorrente, ma non è un controcorrente per Epaté le bourgeois, non è una posa quella di Ricossa, è una sostanziale cioè lui non ha un compromesso nel suo ragionamento, ed è il motivo per il quale sia lui sia Martino sono dei reietti della cultura, sono considerati un accidente, come nel caso di Martino quando diventò ministro, anche all'interno di quel partito che lo rese ministro, e di Ricossa quando per un periodo siete alla Unione Industriali, ma anche lì Bingardi mi correggerà se sbaglio, ma mi sa che lo cacciarono pure, così come dalla stampa lo cacciarono
riunioni industriali. E la caratteristica sua è quindi quella di aver mantenuto sempre la sua originalità, di avere un'intelligenza spiccatissima e di saper scrivere un italiano che forse soltanto Mario Giordano, a cui io vorrei dare subito la parola perché oltre 8 minuti di corsa si rivolta nella tomba per se i nostri interventi sono più lunghi, solo Mario Giordano con quel suo modo di scrivere immaginifico può ricordare, anche se Giordano probabilmente non capisce nulla di economia. E così ti ho insultato sull'economia, Mario, perché mi sono reso conto di aver fatto purtroppo un grosso complimento sulla scrittura, perché definirti ricossiano nella scrittura anche te ti vergogni, penso. Allora, prima di passare... Scusami, sono abituato a fare il moderatore, ho subito passato la parola a Giordano. No, intanto ti ringrazio perché è vero che aveva... Beh, una scrive bene Giordano, obiettivamente, Assolutamente sì, una delle doti di Ricossi era proprio quello dei periodi assolutamente brevi, ma avrei voluto vederlo in quest'epoca collegato via Zoom, credo che avrebbe probabilmente usato appieno i suoi 20 minuti e ne avrebbe da dire. È stato uno degli animatori insieme a Gianni Maroggio, scomparso anche lui da poco, e Antonio Martino della Marcia dei 40.000, quando l'oppressione fiscale in generale era appunto da denunciare a metà degli anni 80, se non ricordo male. Non so anche qui cosa ci sarebbe da fare oggi se la marcia è stata fatta 30 e rotti anni fa. Il borghese crede che il mondo sia sempre da cambiare, da migliorare, non si contenta mai, non si rassegna, ma sempre su scala individuale, senza vaneggiare di palingenesi sociali. Se fa le palingenesi è senza pianificarle, le ottiene senza premeditazione, come somma di innumerevoli atti indipendenti, di innumerevoli individui liberi. Gradualmente, a tentoni, e di solito non sono le uniche palingenesi non catastrofiche. Gli piace creare, non demolire. Si sente artefice e in questo non differisce dall'artista. I critici lo accusano di marginare la sensibilità, la fantasia, l'utopia, per lasciare il posto alla razionalità. La questione è più complicata. Il borghese crede di essere razionale anche quando non lo è. Il borghese ha fede in se stesso e poco altro. Non ha nemmeno molta fede in se stesso. Si studia intensamente, si conosce senza ipocrisie, vede le tue debolezze. L'individualismo si occupa dell'individuo reale come è, non dell'uomo astratto. E se l'uomo in astratto può parere puro, l'individuo concreto è sempre un miscuglio di bene e di male. Perciò l'umanesimo borghese è intinto di pessimismo. Crede nel miglioramento arduo del singolo, non in quello della specie umana, della natura umana. Di cui un certo paradossale conservatorismo borghese, che però non è assolutamente la voglia di conservare i privilegi, bensì un modo di innovare senza farsi illusioni. Credo che leggerlo sia veramente un piacere per l'anima, per l'italiano, e quindi è sempre utile ricordarlo. Credo che sia tra i pochi, e poi davvero cedo la parola a Mario Giordano, che da economista può pensare di aver scritto un libro che si chiama Maledetti economisti, altro straordinario capolavoro di Ricossa, con un sottotitolo che è L'idiozia di una scienza inesistente, che lui insegnava. Questo dimostra che anche probabilmente l'autocritica è una delle dosi borghesi e sicuramente liberali. Mario, grazie. Mario, ti ho mutato prima perché si sentiva che scorrevi le pagine, quindi dovresti smutarti. C'è il tasto in basso a sinistra, attiva l'audio, in basso a sinistra sullo schermo, perché sennò si sentiva le pagine scorrere. Dovresti trovarlo, e l'attesa, colpa mia, ho fatto qualcosa di totalmente illiberale, ma necessario, perché se no sentivamo le pagine scorrere. Dovresti avere la funzione in basso a sinistra, attiva audio. Clicchi sullo schermo. Eccolo. Ok. Sì, cercherò di vincere il premio del più ricossiano nella brevità, perché me l'ero appuntato qui come primo punto, verità, anche perché io l'ho conosciuto per l'appunto, come ricordavi tu, alle conferenze del CIGAS, dove io andavo per guadagnarmi la pagnotta. In questo ero lì, sì, uno che si voleva fare da sé, ero straborghese al massimo in quel periodo, non adesso che non sono più, ma allora sì, perché per guadagnarmi la vita scrivevo di notte enciclopedie, sbobinavo le cose delle conferenze stampa e arrivai alle conferenze stampa che... le conferenze che organizzava Natale Molari, dove passavano vari personaggi. E appunto io apprezzavo, ho cominciato a apprezzare Ricossa lì per innanzitutto per la chiarezza dell'esposizione e anche per la brevità, oltre che per l'umorismo delle sue esposizioni, anche perché appunto dovendolo sbobinare, essendo la tariffa uguale per ogni sbobinatura, io con lui avevo un guadagno marginale elevatissimo, perché lavoravo di meno e guadagnavo la stessa cifra. Quindi lì l'ho cominciato ad amare moltissimo su questo punto. Dopodiché io, siccome studiavo economia, perché che ne dica Nicola Porro, ho una laurea in politica economica, anzi in economia politica,
ho studiato economia politica, ma studiavo economia politica a metà degli anni Ottanta a Torino. Studiare economia politica a metà degli anni Ottanta a Torino, che non erano gli anni 70 in cui c'era la militanza della base, ma i professori magari erano ancora quelli che avevano studiato il professore. Io invece arrivo nell'Università di Torino con l'ondata dei professori che si erano laureati negli anni 70 e quindi era un'università in cui non dico il pensiero liberale, ma neanche, cioè era veramente militarizzata. E quindi per me entrare nelle cantine, gli scantinati dove Natale Molari e Alberto Mingardi se lo ricorda, e me lo ricordo giovanissimo, arrivare a questi incontri negli scantinati, nell'età dove ci si ritrovava in questi cenacoli ridottissimi, però dove si sentivano queste parole di libertà, di apertura, e per me era è veramente, come dire, illuminante, mi apriva la mente. E quindi ho amato Ricossa, pur appunto non avendo mai avuto un rapporto, al di là delle frequentazioni appunto di queste occasioni conviviali, però ho amato moltissimo perché appunto mi faceva guadagnare la stessa cifra facendo meno fatica, perché mi apriva la mente dicendomi delle cose e citandomi delle persone che per me erano sconosciute. Cioè per me sentire citare alcune persone nelle chiacchiere poi che si facevano alcuni autori era veramente un mondo sconosciuto. Ma io sto studiando economia, però non c'è niente di questo mondo qua. E lì appunto ho apprezzato la brevità, per questo l'avevo messo al primo punto delle cose che volevo dire, e la chiarezza, che sono le due cose sostanziali. Io vorrei evitare di fare l'errore di dire che cosa Ricossa penserebbe oggi, perché so che uno degli errori che si fa e sarebbe, come dire, presuntuoso da parte mia, anche per la come dire, strattonarlo e fargli dire delle cose oggi. Io non so che cosa direbbe, ci sorprenderebbe probabilmente Ricossa, direbbe delle cose che ci stupirebbero. Però io posso dire, cercherò di dire brevemente quello che io ho imparato da Ricossa e quello in cui mi sento di applicare, in cui mi ci sono ritrovato in quello che dice. Di un libro che, come avete già detto, buona parte delle cose che dirò peraltro l'avete già detto, è di un'attualità stavolgese, un'attualità sconvolgente, cioè io è di un'attualità impressionante. In questa ragione Nicola quando dice che il titolo lo invecchia oltremodo, ma il contenuto è straordinariamente attuale. E quindi io credo che nell'attualità egli, cioè questo libro, l'autore di questo libro e i contenuti che ci sono ci diano, almeno a me diano, abbiano ridato anche rimettendoci testa in questi giorni, alcuni spunti, alcune cose utili, e queste volevo condividere sostanzialmente. Il primo, l'avete detto e l'avete stradetto, è quello base, che lo dice prima, quello dell'andare controcorrente, dell'essere, del no al conformismo. Il che mi fa anche pensare, lo dico a modo provocatorio, che forse oggi, già lui l'abbiamo visto nell'ultima fase della sua vita, non si diceva più liberale, ma si diceva forse libertario, tantomeno si direbbe, penso io, che almeno imparando da lui, oggi mi risulta difficile dirmi liberale quando è diventata ormai la parola di moda, in cui persino Di Maio si dice liberale, in cui tutti si dicono liberale, sì, in cui il momento in cui liberale è diventato così di moda e diventano liberali persone che pensano che Fonaie che sia il centravanti della Roma e von Mises il terzino della Sampdoria, e io credo che almeno io fatti, ecco, io diciamo così, io ricossianamente oggi faticherei a definirmi liberale. Ecco, io, e lo dico in modo provocatorio, io oggi faticosamente faticherei a definirmi liberale, così come, ma questo con meno fatica fatico a definirmi europeista, in un momento in cui il dogma sembra essere dell'europeismo. L'abitudine di guardare, quell'abitudine che diciamo di guardare sempre dall'altra parte, ecco, è che quando, e che lo citava anche, che forse anche un po' una maledizione o forse una fortuna, questo non lo so, ma è quello di sentirsi sempre di guardare dall'altra parte, che quando tutti ripetono una cosa e quando la ripetono in modo conformista, e allora è difficile riconoscersi.
e riconoscersi in quella definizione. E con questo naturalmente la diffida di tutti i partiti. Lui dice a un certo punto lo straborghese non mette neanche lo spillino del Rotary. Ecco, in questo è un altro spunto in cui io mi ci ritrovo tantissimo, in cui io penso sia fortissimo lo spirito dello straborghese di cui abbiamo bisogno, quello che poi anche questa, se la vogliamo vedere, una maledizione, no? della minoranza, però la forza di essere io conto su me stesso e diffido, per cui io anche in questo non mi sarei iscritto neppure nella Gioventù Liberale, che pure era una cosa di sé a Milano. Però ecco, la diffidenza nei confronti di qualsiasi rete, tanto più naturalmente la diffidenza nell'establishment, la diffidenza del palazzo, la differenza dei liberali di palazzo, a differenza di coloro che, come dire, considerano la rete per occupare una posizione di potere. Lo straborghese che è in me è lo straborghese che si fa da solo, che è contro, che va sempre contro tutto. E un'altra cosa fortissima è nella responsabilità individuale, nella responsabilità di ogni azione. Questa è una cosa di una forza incredibile. Qui c'è anche poi molto del Sabaudo, che ho anche ammirato ovviamente tantissimo, avendo, come dire, radici in questo piemontese. Lo citavi prima, la gerarchia e la responsabilità. Tu fai un'azione, sei responsabile della tua azione. Tu fai un'azione e sei il responsabile dell'azione che tu fai. Ecco, questo senso di responsabilità, di quanto ne abbiamo bisogno oggi, quanto c'è bisogno oggi di mettere tutto questo nella società di oggi. Liberale è un pensiero forte, non è la mozzarella, non è, ecco, la forza, l'energia, e anche in questo, diciamo, c'è un po' di terra piemontese, no? della sangue, della carne, delle bistecche forti del Piemonte, cioè il bisogno di non essere mollicci, ma di essere è un pensiero forte, è un pensiero distaccato dalla politica. Ripeto, non sto dicendo quello che direbbe Ricosso, che dice Ricosso, dico quello che io prendo e che penso che possa esserci o utilissimo, perché oggi tutto quello che io trovo lì penso che sia utile a interpretare quello che c'è oggi. Penso alla distanza della politica, mi ero puntato qui una cosa. Per il borghese la società è un'esperienza e la politica un'opera di rattoppo. Egli trova sciocco le alternative implicate dalle domande: chi vuoi, i migliori o i peggiori, la maggioranza o i più sapienti? Chi vuoi, i migliori, chi vuoi la politica dei migliori, vuoi il governo dei migliori? Questi quesiti, commenta, sono impostati in modo errato e sollecitano risposte paradossali. Dovrebbero essere sostituiti con un interrogativo completamente diverso, del tipo: come possiamo organizzare le nostre istituzioni politiche in modo tale che i governanti cattivi e incompetenti, che riescono lo stesso a raggiungere facilmente il potere, non riescano a danneggiarci troppo? Cioè, non stiamo lì a pensare se possiamo avere dei politici migliori o peggiori, pensiamo a fare in modo che ci possano danneggiare il meno possibile. Questo io trovo un pensiero straordinario. La stessa cosa, con altrettanta attualità, volevo segnalarvi, questo qui me l'ero appuntato anche questo, il terrorismo matematico, il terrorismo dei numeri. E pensate cosa stiamo vivendo in questo periodo. C'è un terrorismo matematico che consiste nello spaventare l'avversario parandogli contro raffiche di equazioni, derivate, integrali, logaritmi, matrici, teoremi, corollari. Gli economisti ne sanno qualcosa, eccetera, eccetera. Esecrabili errori e sofismi economici e politici si nascondono dietro fitte cortine di formule che non si possono penetrare se il lettore non si arma di pazienza, tempo e competenza. Ma chi ha imbattato la carta di spauracchi matematici conta proprio sul fatto che il lettore non abbia pazienza, tempo e competenza, sicché beva le conclusioni meno potabili come se fosse Einstein a garantirle. Pensiamo
la quantità di esperti, di scienziati, dei numeri del Covid che ci piovono addosso, che è preso in modo, no, il terrorismo numerico. Ecco, la ribellione contro il terrorismo numerico, come dire, la diffidenza nei confronti delle mode. Dico le ultime cose e vado davvero a chiudere. E anche la diffidenza, tu prima dicevi con Facebook sei poco avvezzo. Sì, sono poco avvezzo a Facebook, perché anche la moda, dirò un'altra cosa fortemente contro mentre siamo in collegamento, anche la moda e la diffusione del digitale è come dire, è fortemente... mi fa molto, come dire, mi fa molto venire la voglia di ribellarmi alla dittatura delle grandi organizzazioni che hanno tutte le nostre informazioni, che ci controllano tutto, che controllano ogni cosa. Ecco, l'uomo che si vuole fare da sé, che io ritrovo dentro di me, si ribella un po', per cui deve usarli come li sto usando in questo momento, ma sono diffidente. L'uomo che non vuole iscriversi, non vuole mettersi la stellina del Rotary, ha anche dei dubbi ancora di più, tanti dubbi di più nell'aderire ed entrare in un mondo che è massificante, uniformante per definizione, che è quello dell'uso dei social, dei nuovi media, del potere economico straordinario che si hanno e che hanno conquistato. E io sono in questo molto diffidente, ho imparato un po' di diffidenza da quello che giustamente una scuola dice il mainstream digitale, con tutti i mainstream, anche quello digitale mi fa diffidare. E le ultime due cose che ho imparato, che restano in me di questa cosa, ripeto, non voglio dire che Ricossa direbbe, ma che io ho imparato e che ho fatte mie, che secondo me sono di straordinaria attualità e che possono aiutare il pensiero. Uno è l'invito alla sfida continua, all'energia, lo leggevi prima, al non rassegnarsi. Ecco, io anche nel mio lavoro quotidiano, nella vita quotidiana, nell'incontro delle persone, incontro sempre più la tendenza alla rassegnazione, a dire vabbè, ma tanto poi non cambia niente, ma a che serve, non cambia mai, vabbè, ma perché, no? E invece lo straborghese che in me trova l'amore per la vita, ma anche l'energia per continuare a battersi. E l'ultimo, continuare a battersi, non rinunciare mai all'impegno. Questa è un'indicazione fortissima. E l'ultima indicazione fortissima che c'è, impegnare a battersi e che come dire, coinvolge anche questa iniziativa attraverso la cultura, attraverso la conoscenza, perché il vero strumento di cambiamento poi non è la politica, non è la legge, ma è il cambiamento della cultura, che non è la massificazione, ma è il contributo che ognuno può dare a quella cultura e che poi cambia davvero, perché i veri e i grandi cambiamenti che si fanno nella storia si fanno attraverso la cultura, non smettendo di credere che il cambiamento possa avvenire attraverso la cultura. Ed è questo il motivo per cui io sono contento di essere stato qui stasera. Grazie a Mario per il suo intervento. Alcuni passi citati, c'era anche Popper nella citazione di Ricossa, conosciuta, era tratto operato dal volumetto anche Come controllare chi comanda, pubblicata da Ideazione, altra casa editrice che purtroppo è scomparsa, con una fondazione come dire, particolarmente interessante e attiva all'epoca. Non sono d'accordo su una cosa, che i social sono tendenzialmente massificanti o possono essere un problema. Sono sicuramente, ci sono dei rischi, c'è sicuramente da rifletterci, però per esempio permettono di fare serate come queste, che difficilmente potrebbero arrivare in televisione per mille motivi, possono, come dire, essere come tutti i mezzi, usati bene, usati male, essere massificanti oppure esaltare la diversità e far conoscere anche delle opinioni diverse. Quindi io questo pessimismo nei confronti dei social non l'ho mai condiviso, ma sono un ottimista razionale, per usare Matt Ridley, se non sbaglio, di natura, e
quindi credo che la rete sia uno straordinario strumento per poter far conoscere davvero che cosa è il pensiero liberale. Nicola lo fa quotidianamente, ma credo abbia dei dubbi, quindi gli lascio la parola subito. Sei mutato? Adesso lo trovo, ok. No. In basso a sinistra, devi schiacciare niente. Volevi parlare male di internet? Ti hanno zittito, Nicola. Io condivido abbastanza invece questa. Io faccio un uso dei social, diciamo, ormai ossessivo, perché con la zuppa da 5 anni tutte le mattine, solo grazie ai social è riuscita ad avere una dimensione pazzesca come persone. Però c'è un tema che veramente io penso che il liberalismo del Novecento, che è in parte eredità dell'Ottocento, non ha colto, perché non vi era quell'elemento. Ed è che in effetti, e in questo Giordano ha ragione da economista, il punto fondamentale è che i social sono delle organizzazioni private, perciò perfette, fantastiche, io sono dell'idea che hanno avuto, grazie alle economie delle piattaforme, che ovviamente non erano studiate dai nostri classici liberali, hanno una capacità di intrusione nelle nostre vite che non era immaginabile. Cioè io non ho una tesi, cioè sia chiaro, però quando a me per 10 minuti per una frase su YouTube mi bannano, il liberale che è dentro di me dice è un'organizzazione privata, fa come gli pare. Dall'altra, quando vedo che i motivi per i quali ci sono 4 censori nel mondo che ti bannano per un motivo politico o per un bias politico, insomma mi pongo dei problemi anche sull'altro aspetto molto importante di Giordano. Cioè, noi abbiamo un grande liberale come Cose che ci ha spiegato che il problema dell'inquinamento era la non attribuzione dei diritti di proprietà dell'aria pulita, dell'acqua pulita o di quel cavolo che volevamo inquinare. E però l'utilizzo dei nostri dati, delle nostre informazioni sono un diritto di proprietà nostra, di cui forse anche noi per sciatteria, ma ne stiamo cedendo. Cioè, Lorenzo, non sto criticando l'utilizzo che io e te facciamo in maniera massiccia, però io penso che la vera grande sfida liberale che Ricossa ha affrontato come principio, che Hayek ha affrontato come economista, che Friedman ha affrontato come spirito di libertà, i social ce lo pongono. Ci sono queste grandi organizzazioni che non sono più le ferrovie che loro hanno affrontato, non è più l'IBM che non deve essere divisa in 10 rivoli perché ci sarà Apple che la fa fuori. I social e l'economia delle piattaforme pongono dei problemi di libertà che sono il vero grande sfida dei liberali del prossimo secolo, ed è un grande problema. E guarda che una cosa i nostri liberali, Ricossa tra loro ci ha spiegato, e in questo, anche in questo Mario devo dire che ha ragione, cioè la dittatura dei numeri e la dittatura della sintesi numerica oggi è ancora peggiore proprio per l'esistenza dei social, perché il social ti risponde in maniera molto semplice, e io lo dico perché lo faccio per professione ormai. Io non attribuisco a Giordano un nome, non attribuisco a Nicola un nome, attribuisco un numero che è un IP. Mettendo insieme tutti questi numeri attribuisco un consumo, una scelta di pagine, di scroll della pagina, e attribuendo questa roba qui a questi numeri posso dare a identificare una massa e gli posso vendere quello che pare. Io non sono contrario a questo, però sono anche dell'idea che questa cosa la dobbiamo un po' svelare. Dobbiamo svelare l'economia delle piattaforme. Non sono stato forse sufficientemente chiaro, però penso che ci troviamo in una di quelle fasi in cui un grande pensiero liberale nuovo ci potrebbe essere, proprio nel cercare di capire come funziona questa architettura, che sarà l'architettura dei prossimi 100 anni. Non sto parlando di Facebook passa, YouTube passa, Google passa, non è che ho un dubbio su quello, perché l'economia ci ha spiegato che poi ci sarà un nuovo campione, ma quello che loro ci insegnano, e cioè l'utilizzo delle nostre informazioni, quello non passa. I data scientist saranno il futuro, e su questo, se noi non ci poniamo degli interrogativi dei liberali, il rischio, te ne faccio uno per tutti, che è quello di Taleb. Non vedo per quale motivo io debba assicurare Nicola Porro che si è bevuto troppo vino, perché io l'ho visto dei numeri, degli acquisti che io posso avere in maniera non identificata attraverso i suoi carte di credito o attraverso dei comportamenti, perché gli balla l'occhio, perché strilla troppo. Cioè, questo elemento è un elemento di grandissima preoccupazione. Io oggi la vedo dal punto di vista politico, ma nel futuro può anche essere dal punto di vista proprio della socialità. E la società di oggi, che mi obbliga a non avere 37,5 di febbre perché in quella maniera io sono un malato, perché è il vecchio libro di Urania, per cui con 37,5 oggi io sono un malato. Sì, lo capisco, il diritto della salute è perfetto, però
ci avviciniamo nei confronti di una società che grazie alla tecnologia ha fatto anche un salto culturale sul quale noi dovremmo un pochino impegnarci. Allora Mario forse lo vede più da un aspetto diciamo geopolitico, ma io penso che lui colga anche un aspetto molto liberale in questo, e cioè che è un tema che noi non abbiamo affrontato, il diritto della libertà e dell'oblio e della privacy, che non sono quelle cazzate per cui tu compili dai un consenso a iOS, ma noi stiamo dando in continuamente, siamo obbligati a dare consensi a una struttura sociale che non necessariamente liberale, e su questo un elemento di preoccupazione, Lorenzo, cioè non penso che voi siate in contrasto, ma state parlando di due cose secondo me un po' diverse, e io questa la sento, e ti assicuro che quando tu c'hai i Boeri che non si presenta a una tua manifestazione perché sei politicamente scorretto, ma in prospettiva Zoom potrebbe non accettare le pagine di Lorenzo Maggi perché Lorenzo Maggi nel 1981 ha fatto una cagata, oppure aveva fatto una cosa che lui considerava giusta che invece Zoom considera una cagata. Esatto, rischio, esatto, questo, rischio grosso. Questo. Te lo dico Lorenzo, perché io questa cosa la percepisco, non riesco a esprimerla. Scusa, posso dire, Nicola, noi da Google tutti i giornalisti della verità erano stati inseriti nella lista degli omofobici. Capito. Perché avevamo contestato la legge Zan, alcune leggi, ora può essere discutibile o no, uno può essere d'accordo o no, non voglio qui aprire il dibattito sulla legge Zan, ma il fatto che mentre tu discuti una legge e fai degli editoriali su un giornale per discutere una legge e vieni indicato nei report di Google con l'allarme questo è un omofobico, e io lo trovo grave, lo trovo grave. Adesso stiamo facendo una battaglia anche per farlo togliere, però ti dice che ha il potere di Google di mettermi addosso un'etichetta in base alle mie opinioni, che poi è quella su cui le persone vanno a assumere informazioni su di me. Io passo come un omofobo perché ho espresso un'idea su una determinata legge. Capisci che siamo a livelli preoccupanti di quello che diceva Nicola. Io ovviamente, figurati se discuto, uso Twitter, faccio le dirette quando capita su Facebook, vengo volentieri e ne capisco le enormi potenzialità, però dico stiamo attenti, perché come sempre dietro le potenzialità e dietro le comodità c'è la comodità, è un prezzo che noi paghiamo. Noi per essere comodi paghiamo questa nostra comodità con una moneta che sono i nostri dati, le nostre informazioni e la nostra dipendenza, e quindi noi però non ci rendiamo conto che stiamo pagando. Allora io sono per il mercato, ma deve essere chiaro, perché invece così noi stiamo cedendo delle cose enormi a persone che per appunto ti bollano e ti dicono tu sei così, o ti escludono, ti dicono domani, mi dicono tu non puoi fare la diretta a Facebook perché risulti un omofobo. Il tema, io lo trovo grave. Il tema Mario vero è che un liberale potrebbe dirti chi se ne frega, non la fai su Facebook, la fai su Parler, ma poi ti accorgi che Parler viene chiusa da una struttura perché l'economia delle piattaforme funziona purtroppo così, e non riesci, cioè, ma questo anch'io non so quale sia la soluzione, perché però il tema c'è, cioè quando tu vedi che Twitter banna Trump, nulla togliendo a Mario Giordano, ma si tratta pur sempre del presidente americano quando è morto, e allora uno si chiede c'è un'alternativa, e poi vedi che l'alternativa viene bannata da Amazon e dai tre che si sono messi d'accordo, allora forse capisci, ma non che siano giuste le cose di Trump, di cui non me ne fotte assolutamente nulla, come della legge Zan, come non c'è, cioè, ce ne me ne fotte come giornalista, ma il principio resta. L'alternativa qual è? In questa economia della piattaforma abbiamo un'alternativa? Guarda, Locke fece una cosa straordinaria che si chiamava il tacito consenso. Noi con i sovrani avevamo il tacito consenso, e perché se volevamo cambiare i nostri sovrani dovevamo prendere i nostri piedi e andare in un'altra regione. Oggi non abbiamo più manco il tacito consenso, purtroppo, perché quando diamo il sì agli aggiornamenti di Android, di iOS e di Google, in realtà la nazione è diventata il mondo. Quindi io non sono contro questi signori, cioè non vorrei essere chiaro, però mi pongo un problema, perché la cosa che mi ha raccontato Giordano sulla omofobia sua è gravissima. La questione di Trump è gravissima, non perché mi interessino le idee di Mario, ma perché mi trovo tremendo che lo possano decidere qualcuno quali sono le idee più o meno accettabili da una piattaforma. E questo, vabbè, adesso siamo andati su un tema forse che c'entra poco, esatto, con Ricossa, però c'entra molto sul fatto che un liberale si sente allergico a quello che oggi è il grande establishment, che poi tutto sommato è fatto dalla piattaforma, perché poi tutto il resto è peanuts.
Non lo so, sì, siamo andati lontani dal testo, però su questo vorrei sentire anche l'opinione di Alberto, poi magari torniamo sui social in generale o comunque i rischi che sono stati sottolineati. I rischi sono tanti. A me sembra che la cosa peggiore sia anche la struttura del dibattito pubblico, nel senso che tutti ormai viviamo delle nostre bolle e anche lì noi tendiamo a sentire le opinioni che ci piacciono, no? Quella cosa obsoleta, novecentesca, è morta ormai, che il giornale sia la verità, il fatto, il giornale o Repubblica. Comunque sia, semplicemente per le notizie che ti dà, che ti portano su temi, su ambiti, su realtà diverse, ti obbliga a confrontarti con cose che sono un po' fuori dalla tua comfort zone. C'è da dire che il problema a me sembra sia, al di là dello strumento, il fatto che c'è sempre in una società un conformismo, che è quello di cui abbiamo parlato anche parlando di Ricossa. Ci sono sempre delle opinioni che vengono deciso, che si decide che sono inascoltabili, che sono impresentabili. E quello che fanno queste grandi piattaforme, soprattutto ovviamente in America dopo le elezioni di novembre, è un po' anche venire alle prese con questo sentimento ben pensante e offrirgli, in cambio verosimilmente, di vantaggi, di attenzione politica, espressione. Del resto, però, quella cosa che è l'esercizio liberale, che è ascoltare proprio le opinioni che ti danno fastidio, diciamo la verità, umanamente non è una cosa che nessuno di noi fa con grande piacere. Le opinioni che ti danno fastidio, non a caso. Però è un esercizio fondamentale, nelle società libere, perché se uno non impara quella cosa lì, non impara a starci. Forse per fare un discorso un po' in cartapecorito, secondo me questa cosa è particolarmente preoccupante sui più giovani, si vede su tutte le battaglie della correttezza politica americana, dove passa quasi l'idea che i ragazzi siano da proteggere dalle opinioni diverse a quelle a cui sono già state esposte e stati esposti nella vita. E questo è pericolosissimo, perché in realtà invece anche la scuola, anche andare in un'università dove tutti la pensano diversamente da te, è un grande allenamento umano, è un modo per imparare a stare al mondo, è un modo per imparare che i conflitti nella vita esistono e uno cerca un po' di ricomporli. Invece, purtroppo, noi pensiamo che i ragazzi debbano essere protetti, dalle opinioni pericolose. Ovviamente questo rende poi quelle poche opinioni che forse sono pericolose davvero anche straordinariamente, attraenti per alcune persone. Sappiamo tutti, insomma, uno va a prendere il giornaletto porno esattamente perché è nascosto, in edicola e ha un senso del proibito e dell'inarrivabile. Tanto per dire, per usare esempi del secolo scorso, anche in questo caso. I ventenni all'ascolto probabilmente non capiscono. Sì, verissimo, insomma, se Zoom ci censurerà sarà perché abbiamo presentato un libro che si chiamava Il Contagio Rosso, perché ho scoperto anche, vuol dire, che in qualche modo cinese Zoom. Ma al netto di quello sono d'accordo assolutamente sui potenziali rischi, ma siamo, credo, concordi tutti sulle straordinarie opportunità. Vanno controbilanciate, bisogna sicuramente riflettere anche dal punto di vista liberale. Nicola l'abbiamo ricordato anche quando era venuto a presentare l'ultima, credo, presentazione in presenza che abbiamo fatto alla di Liberale, era proprio con Nicola l'anno scorso, siamo passati una marea, aveva ricordato esattamente questo aspetto, cioè della necessità di riflessione liberale sui pericoli in qualche modo dei social. È vero, però insomma, io rimango tuttora ottimista, nonostante le liste di proscrizione dei giornalisti, che ha citato Mario Giordano, nonostante il rischio straordinario del poter utilizzare le tue informazioni per poterti o non assicurare o fartene una di assicurazione più puntuale. Potrei ribaltartela dicendo che in questo modo si abbattono le asimmetrie razionali, si potrebbe creare un mercato più, non lo so, ogni modo, ogni problema può essere affrontato sempre in ambito positivo o negativo, però sicuramente una riflessione da fare. Per tornare a Ricossa, una delle cose, no, se vuoi aggiungere, Mario, scusa, ho visto che ti sei tolto il No, microfono. sono senza Ok, replica. no, per tornare a Ricossa, credo che le cose fondamentali che ci ha insegnato anche da una parte la serietà e una cosa molto,
importante, che è la distinzione tra il risparmio e quindi la sobrietà personale e l'austerità imposta, mettiamola così, perché tendenzialmente il liberale, nel senso il corsiano, il borghese, in qualche modo ama il risparmio, tende al risparmio per potersi creare un'indipendenza e costruire una sicurezza in futuro, ma contestualmente ama anche la vita e quindi, cedo sempre la parola a Ricossa, il borghese tipico ama la vita, la sua vita, non importa se secondo le circostanze ne ricerca soprattutto gli aspetti materiali a quelli spirituali, che d'altronde non sempre si distinguono bene. Ama le belle donne, ama il bel vestito, la bella automobile, la bella casa, i bei arredamenti, i bei libri, i bei quadri, i bei tappeti, ama i bei paesaggi. Sa che la nostra vita è un dialogo dove l'individuo è solo un interlocutore, l'altro è il paesaggio. Ama la buona cucina, per convincersi basta sfogliare qualche ricettaio di un'epoca borghese per eccellenza, la Belle Époque, appunto. Il borghese che si alzi dalla tavola ha il colorito sano, è disposto alla benevolenza. Il collettivista che abbia rifiutato di sedersi tende al pallido, all'emaciato, al biglioso, al persecutorio. Il collettivista propende al vegetariano e per la vita spartana crede doveroso esserlo. I collettivisti odiano le poltrone, obbligano la gente a fare ginnastica pre-militare, a saltare le cerchie di fuoco senza ridere. Anche qui la differenza e il contrasto tra il collettivista e il borghese credo sia straordinariamente attuale e come al solito con un italiano straordinario. E poi la riflessione in generale sulla democrazia, anche qui alla fine ritorna l'aspetto dell'attualità. Di qui la contrastante visione della democrazia. Per il borghese la democrazia è un espediente al quale ricorrere solo quando non c'è di meglio. Cioè solo quando è impossibile che ciascuno faccia quel che vuole senza danneggiare gli altri. Solo allora egli ammette che si faccia il volere della maggioranza. Per il borghese, una maggioranza non ha diritto a spogliare degli averi una minoranza di onesti abbienti, con le imposte progressive, i blocchi dei fitti o altro. In tali casi più la maggioranza è ampia e più il borghese diffida. La condizione borghese per ammettere la democrazia è che la maggioranza sia moderata negli intenti, non rivoluzionaria nel costringere. Per i borghesi, i rivoluzionari che conculcano gli altri non sono mai democratici, soprattutto se sono in maggioranza. Intollerabile una maggioranza di intolleranti, tanto più tollerabile quanto ampia. Ecco, credo che questo sia di un'attualità straordinaria. Non so se volete direttamente aggiungere qualcosa voi, poi se c'è qualcuno che vuole intervenire tra il pubblico, incidiamo volentieri la domanda. Ma io credo che leggere Ricossa sia un esercizio di attualità e di induzione all'esercizio della libertà di opinione, del dubbio, del gusto del bello, del bell'italiano, e riesce a riavvicinarci a pensatori importanti con un linguaggio semplice, perché anche questo è un dono che quasi tutti i liberali hanno, cioè quello di saper scrivere in maniera chiara, semplice, accessibile, che non necessita appunto di astruserie varie, passatemi il neologismo, per cui si tende a pensare che più si è difficili nello scrivere, nel farsi comprendere, più si è alti, no? Perché in qualche modo si dimostra di essere iniziati. Invece le persone che hanno introiettato e compreso bene i concetti fanno esattamente l'opposto, hanno una facilità di espressione per poter avvicinare più persone possibili. È un pensiero come quello liberale che è sfaccettato, ma chiaro. Io sono convinto di una cosa da sempre, la ripeto spesso, che ci siano una marea di liberali inconsapevoli in Italia e che se solo approcciassero testi come Ricossa, come Rothbard, come Nozick, come testi, insomma, Mises e quant'altri, probabilmente avremmo un'altra società, avremmo un altro livello di dibattito pubblico, avremmo in prospettiva un'altra classe politica. E per questo io tendo sempre a fare, siccome credo anche nella concorrenza, tendo a fare pubblicità a un'altra associazione che sta svolgendo un ruolo meritorio, che è quello l'Istituto Liberale, che sta facendo sui social un'attività incredibile di promozione delle idee liberali con un linguaggio tutto loro, uno stile tutto loro, e raggiunge tantissime decine di migliaia di ragazzi che sono la speranza per la prospettiva liberale di questo paese. Nicola, se vuoi aggiungere da questo punto di vista una riflessione tua, poi ci avviciniamo alla conclusione. Perché sei mutato, adesso provi a. La riflessione, a quest'ora la mia riflessione è di un sonno bestiale perché devo iniziare a fare la rassegna stampa domani mattina. Non posso andare a nessun rave, non posso bere, non posso fare nulla, quindi ormai ho preso un fuso orario da ottantenne, quindi io a quest'ora leggo e mi vedo una serie.
Quindi io non ho più nessuna espressione se non quello di salutare tutti quanti voi e salutare Giordano, Mingardi, Mitico Maggi, insomma, e penso che veramente queste tue serate liberali sono per me un balsamo. Le vedo, oltre a parteciparci spesso, perché poi questa è un'altra cosa che i social in effetti permettono di fare. Non devo venire a Lodi per sentire i tuoi numerosi ospiti. Quindi io direi che posso salutarti e posso salutare tutti quanti quelli che sono stati con noi, penso, fino ad ora, anche sul mio pagina Facebook, in questo momento è in condivisione. No, intanto grazie, prima di arrivare davvero alla conclusione, volevo chiedere anche invece a Mario una conclusione da parte sua, poi Alberto e poi ci avviciniamo davvero alla conclusione. Mario, sei mutato ancora? Su perché leggere, sì, credo sia importante sul perché leggere Ricorsa oggi, visto che da punto di vista. Ho dato prima tutti gli elementi, credo alcuni degli elementi per cui io leggo e rileggo Ricorsa e credo che sia attualissimo e le cose che tu hai letto alla, e credo che in questo libro ci siano gli elementi essenziali per, diciamo, una Ricorsa più attento alla vita. Anche le ultime cose che hai detto, che hai letto, che mi avevano colpito e mi hanno ricolpito in questi giorni che l'ho ripreso in mano, cioè, no, sul gustarsi la vita, quando dicevo prima sulla capacità di gustarsi la vita. Io quando l'ho conosciuto e ho conosciuto, mi si è aperto un mondo, dicevo proprio questo, cioè ero nel mondo di Corso Unione Sovietica, della Torino di Corso Unione Sovietica, del mondo Plumo, e sentivo questa cappa pesante e questa apertura è stata un'apertura liberatoria. E poi, come tutte le aperture liberatorie, anche la dimostrazione che abbiamo dato stasera della diversità di opinioni, che è la intrinseca debolezza, ma la grandissima, la straordinaria forza. Perché trovando la radice in queste cose, ognuno poi trova la forza di realizzare quello che è in sé. Siccome è la prima cosa che hai detto, è nelle prime pagine del capitolo 1, il borghese è uno che vuol farsi da sé e quindi si fa da sé in quello che è se stesso. Questo rende debolissimo il fatto di io, e tu hai ragione quando dici che probabilmente ci sono moltissimi liberali e dovrebbero essere aiutati a scoprire il liberale che è in loro e a farsi liberali, farsi straborghesi, diventare, perché significa realizzare quelli che sono loro stessi e non quello che qualcun altro gli dice di diventare. Ed è l'avventura più straordinaria, il modo più straordinario di vivere la vita e di godersi la vita. Anche se vuoi rinunciare a qualcosa, ma lo rinunci perché sei tu che lo rinunci, non perché c'è qualcun altro che te lo impone. E secondo me questo è una cosa che va al di là dell'economia, delle scelte dell'economia, è un'indicazione di indicazioni di vita, no? Di come vivere. Però questo poi è la sua debolezza, perché è un po' anarchico, e Ricorsa era fortemente, tanto è vero che poi era fortemente anarchico, e come tutta l'anarchia, perché se ti realizzi da solo rende poi molto debole l'affermarsi di un pensiero. Come abbiamo visto stasera, eravamo in quattro e eravamo in disaccordo già su un elemento sostanziale, ma questo è il modo straordinario, perché più per affermare me stesso devo affermare quello che vedo, quello che credo, e probabilmente sarò sempre in disaccordo con te, come su tanti temi con Nicola ci troviamo e siamo in disaccordo su moltissime cose. Però gli strumenti di base sono quelli che ti permettono, secondo me, di vivere una vita piena realizzando te stesso, che è l'indicazione di base dello straborghese. Di pieno, lascerei la riflessione finale ad Alberto con un invito davvero appassionato, puntuale alla lettura. Oltre un testo, probabilmente siamo tutti d'accordo perché l'abbiamo detto questa sera, straborghese, probabilmente il più accessibile, quello in cui c'è tutto Ricorsa. Perché leggerlo oggi? Cosa consiglieresti? Insomma, perché ti sei innamorato del Ricorsa, come dire, liberale, scrittore, oltre che perché l'hai conosciuto fisicamente, quindi deve essere stata un'esperienza stimolante del giovane sedicenne, credo che è la prima volta che l'hai conosciuto, forse addirittura prima. Ma guarda, io concluderei solo con due notazioni, anche un po' per stare sulla falsa riga dell'elenco che ha fatto Mario poc'anzi. Primo, noi abbiamo ricordato lo scrittore, il polemista straborghese, un libro che si legge molto bene, era pensato come un pamphlet fortemente polemico in un certo momento, ma è sopravvissuto bene al passare degli anni.
non vorrei che si perdesse il fatto che era un grandissimo studioso, cioè non c'era niente di improvvisato, e anche questa sua grande semplicità, come sempre la grande semplicità, era l'esito di un lavoro, non era una cosa che veniva così per natura, ecco. Non scrivere in quel modo lì non è una cosa che ti viene perché sei bravo a fare i temi, è un esercizio continuo. Tra l'altro, che Corsa aveva una cultura letteraria straordinaria, totalmente autocostruita, anche quasi un po' dopo, insomma, il suo percorso di studi, alimentata dalle sue curiosità. L'altra cosa è che era un uomo di una straordinaria autoironia. Fosse stato qui oggi, lui avrebbe sicuramente detto, quello sono sicuro, che lui non ha mai convinto nessuno, che presentare libri è sostanzialmente una perdita di tempo, che figurarsi se qualcuno ha mai cambiato idea prendendo in mano un mio libro, eccetera. E sicuramente, come ricordava Mario Giordano prima, non era uno che che entrasse in un club con particolare entusiasmo, con l'eccezione della Montpellier Society, che è stata per lui un riferimento costante, e il CIDAS, dove l'amicizia con Natale sicuramente era una cosa importante nella sua vita, soprattutto da un certo periodo in poi. Per ricordare insieme l'autoironia e questa tendenza, insomma, naturale, un po' solitaria, di diffidenza rispetto anche ai club degli amici, finisco con una citazione che mi permetterai dal suo ritratto. Questa è una nota del 94. Mi hanno chiamato liberista ferino. Avrei preferito liberista felino, c'erano molto i gatti, anche questa è una tradizione liberista da Pareto in poi, ma il punto non è questo. Il punto è che, con stupore di molti, non prendo il volo per raggiungere lo stormo dei liberisti di Berlusconi e fare il rapace fra i rapaci. Ma come? Predico il liberismo da una vita e mi fermo prima della terra promessa, che ormai è in vista? Da una vita non riesco a diffondere l'ABC del liberismo. Ogni terra promessa è un miraggio. Credo che sia una degna conclusione. Non so se Nicola ci sta ascoltando, così almeno prima di chiudere lo vediamo anche in volto. Nel frattempo io invito i nostri, chi ci sta seguendo, alla nostra prossima serata, che potrete vedere adesso in sovraimpressione, come si direbbe. Settimana prossima presenteremo il libro di Alessandro Sallusti, Il sistema, potere, politica, affari, storia segreta della magistratura italiana. È un libro intervista a Luca Palamara, che sarà presente alla serata, insieme a Gian Domenico Cagliazza, che è il presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Credo che sarà un'altra serata, occasionalmente anche settimana prossima di mercoledì, perché appunto Alessandro Sallusti, il direttore, è ospite spesso da Nicola Porro, e quindi credo che sia un'altra serata importante. Ringrazio i nostri ospiti della serata, Mario Giordano, che credo abbia avuto un problema col collegamento, quindi si è scollegato, la cucina in questo caso di Nicola Porro, quindi so che ci ascolterà, e quindi lo salutiamo direttamente. Grazie per la condivisione che ha ampliato la nostra visibilità di questa sera. Stessa cosa, e grazie ad Alberto per averlo fatto, all'Istituto Bruno Leoni, da cui siamo sempre vicini e che, insomma, ringraziamo di esistere, perché è il nostro punto di riferimento ideale e culturale, e da quando c'è oggettivamente un bel po' di passi in avanti sono stati fatti. Abbiamo rivisto Mario Giordano, che era sfortunatamente scollegato, quindi ringrazio Mario, ringrazio Alberto e ringrazio la cucina di Nicola. Grazie a tutti, interrompiamo la diretta Facebook e alla prossima.